Salve, mi chiamo Gabrielle Cavagnet, faccio la seconda superiore a Woodstock Academy e ho studiato italiano per 2 anni. Mi piacerebbe andare a Narni con questa borsa di studio per imparare di più sulla cultura e la lingua italiana. Narni si trova in Umbria, una regione nell'Italia centrale. La regione di Umbria è famosa per la sua bellissima merce fatta a mano, in particolare le ceramiche maioliche. Oggi vi presento una compagnia in Umbria che produce la ceramica, Ubaldo Grazia. Per 500 anni, Ubaldo Grazia fa le ceramiche maioliche di qualità superiore. Situato in Umbria, vicino a Druta, la loro dedizione all'altissima qualità l'ha resa conosciuta e famosa. La ceramica maiolica è una tradizione molto amata e profonda in Italia dal XIII secolo. Le maioliche sono treglie italiane con uno smalto bianco opaco. Il smalto è fatto di ossido di stagno che non sbiadisce o svanisce mai. La fabbrica di Ubaldo Grazia usa il ciclo completo con 3 fasi per la produzione di maioliche. Comprano l'argilla in zolle dalle cave sulle colline di Umbria. Dopo l'aver comprata, sottopongono l'argilla per un processo di rifinizione molto lungo. Nella prima fase, che si chiama creazione, ci sono 3 modi di lavorazione, a seconda del prodotto finale. Se l'oggetto è cilindrico, usano il mano al tornio. Per le altre forme, usano stampi di gesso a pressione manuale o versano l'argilla liquida dentro uno stampo di gesso. Dopo creazione, ogni oggetto viene lasciato ad asciugare. Dopo 20 giorni, l'oggetto sarà completamente essiccato e poi pronto per la prima cottura che avviene a 1020 gradi centigradi. Dopo la cottura, il prodotto si chiama biscotto. I biscotti sono poi immersi in un bagno di ossidi metallici. La seconda fase è la pittura dell'oggetto. I contorni e le linee sono applicati con pennelli finissimi. I colori sono applicati dentro o fuori le linee con pennelli più larghi. L'ultima fase di lavorazione è la spruzzatura di vetro liquido sopra l'oggetto. Dopo questa fase c'è la seconda cottura. Questa dà una resa ottima di colori, più brillanti e resistenti. Tutto questo lavoro viene fatto completamente a mano e richiede notevoli conoscenze. Queste abilità sono tramandate da padre a figlio. Non è cambiato per secoli. Questa è una tradizione infrangibile.